cultura, arte, green economy, mobilità alternativa e sviluppo. Aspettando la realizzazione dell'annoso progetto del Ponte sull'Arno, Signa rilancia dopo la pandemia. La riqualificazione del centro storico, con lo spostamento del Museo della Paglia a un passo dal municipio, aspetta solo il taglio del nastro previsto in primavera, mentre sull'Arno vanno avanti i lavori di bonifica ed espansione che renderanno gli argini del fiume più sicuri. Il comune però non si ferma, l'idea infatti è far diventare Signa un anello di congiunzione tra la piana e il capoluogo, all'interno del progetto Grande Firenze, su cui punta tanto anche la città metropolitana. Sono progetti ovviamente di rilancio. Stiamo approntando gli strumenti urbanistici e stiamo definendo sia il piano strutturale che il piano operativo. La nostra parola d'ordine è sviluppo, quindi abbiamo intenzione di valorizzare al massimo il lavoro e la collocazione e ampliamento delle attività produttive su Signa. Il tutto in una visione aperta, dove la realizzazione del Parco della Piana può trovare in Signa un qualcosa di bello e di importante. Posso dire che possiamo diventare presto, e in qualche modo lo siamo già, la capitale delle piste ciclabili. Noi abbiamo la ciclovia dell'Arno, abbiamo la ciclovia della Paglia, saremo attraversati dalla ciclovia del Sole, così come il ridaffiato, il ridare forza a quello che è il nostro centro. Un centro che ha visto e sta vedendo diverse ristrutturazioni, a partire dal Palazzo Comunale di Signa. In seguito subito l'apertura che sarà per la prossima primavera del nuovo Museo della Paglia. Noi si sta lavorando insieme agli altri comuni per la costruzione della Grande Firenze. Io sono per avere come obiettivo da prestissimo non solo funzioni associate ma un'unione di comuni. Il grande parco dei Renai e la produzione degli storici cappelli di paglia sono naturalmente i tratti distintivi di questo territorio. I Renai, che la prossima estate ospiteranno la giornata inaugurale delle seconde Olimpiadi metropolitane, hanno vissuto una rinascita dopo le alluvioni e la crisi da Covid dei mesi scorsi, attraverso investimenti mirati e la scelta di puntare su natura e sport. L'antica arte del cappello invece continua nella sua tradizione ormai antichissima, che attraverso il neonato consorzio punterà sempre di più su un'economia sostenibile. È un posto dove io ritrovo nel tempo una natura che premia quest'area perché si rigenera, e si rigenera nonostante ci siano state anche delle alluvioni. Quello che abbiamo da settembre in più è anche una palestra all'aperto, dove è possibile esercitarsi in molti modi, e questo sempre gratuitamente all'interno del parco. E di fatto avremo anche delle nuove iniziative che saranno legate principalmente al canottaggio, con una scuola di canottaggio nuova che sarà aperta all'interno del parco, e poi anche per quello riguarda la pesca. Avremo un'attività di pesca che anche questa è una novità. Ma noi abbiamo un'oscillazione abbastanza ampia a seconda appunto dei periodi, comunque noi siamo arrivati anche a 1 milione di visitatori all'anno. Diciamo che la lavorazione del cappello nella sua essenza è rimasta invariata, cioè non ci sono tecnologie particolari, è una lavorazione prevalentemente manuale. Noi si vive perché si esporta la maggior parte dei cappelli in tutto il mondo. Dunque il consorzio sta ora insieme al comune di Signa studiando un preliminare, un documento nel quale si codificano delle caratteristiche specifiche per avere poi un bollino di qualità. Gli obiettivi sono quelli di produrre con energia autoprodotta, usare imballi riciclabili, materiali naturali.